Scusatemi, quindi dicevamo, adesso che mi viene in mente che cos'è HM un punto ogni euro, è praticamente che HM vi dà la possibilità sulla carta Payback di avere un punto ogni euro speso passando per il sito della Payback. Allora, ecco perché era un punto ogni euro. Infatti dicevo, HM non mi risulta abbia carta fedeltà, però se ha carta fedeltà HM fatemelo sapere, ma non credo. Aspettate che mi aggiusto un attimino perché mi sono dovuta bloccare e come al solito trovate dietro il cagnolino di mio figlio. Allora andiamo avanti. No, la culla non mi piace che la vediate. Rimaniamo così. Allora, poi Original Marine, potete pagare anche potete pagare anche col PayPal. È sulla carta Payback, se non ricordo male potete pagare anche col PayPal, è sulla sempre sulla potete aggiungere la carta Payback sul sito della Payback e vi dà 2 punti ogni euro l'Original Marine. Allora, le spedizioni io HM perché non ci vado, perché le spedizioni online sono di 70 euro almeno, ho fatto la prova su un ordine minimo di 70 euro, cioè Chiabi 20 euro, OVS, HM 30 euro, no, HM 20 euro, Chiabi 30 euro, HM 70 euro. Vabbè, allora, con ogni 100 punti però vi regalano 10 euro di sconto sulla prossima spesa e già comunque lì ragioniamo. Vi danno un punto ogni euro fino a 100 euro, poi vi danno 2 punti se arrivate a 500 euro. 2 punti ogni euro se arrivate almeno a 500 euro, da 5 euro, 500 euro in su. Che vabbè, se avete grosse spese da fare, c'è posta. Poi la cosa carina di questo momento dell'Original Marine è che spero sia ancora attiva, per quando l'avevo vista io era attiva, con due prodotti, due pigiami, due prodotti intimo, due pigiamini, due prodotti intimo o due pigiamini dell'Original Marine, avete sul secondo il 30% in meno di sconto, che anche lì potrebbe essere, se vi piace Original Marine, un modo per risparmiare su pigiami e intimo. E adesso c'è ancora più carina, con un pigiamino dell'Hot Wheels vi regalano la macchinina. Quindi se dovete fare magari qualche presente, io penso che proverò ad andare da Original Marine a vedere se è ancora fattibile questa cosa o se in negozio la fanno. Quindi prendo due pigiamini per i miei figli e in automatico c'è anche la macchinina. Quindi secondo me se dovete fare un pensierino è una cosa veramente carina. Fate due pensierini in uno, o se volete metterlo da parte per Natale. In una botta avete fatto due regali. Quindi adesso non spero non costi, perché HM veramente ha dei prezzi che almeno da qua che sono improponibili. Io per questo non ci vado mai, perché veramente costa tantissimo. A meno che un po' di tempo fa c'era la promozione che ti regalavano lo zaino se tu compravi determinati prodotti della linea nuova. Quindi linea nuova vuol dire prezzo più alto. Però se vi serviva uno zainetto e comunque a voi piaceva Original Marine, ci poteva anche stare. Date un occhio Original Marine perché ogni tanto queste promozioni le fa. E fanno un po' tutte promozioni del genere per attirare la clientela. Ma io prendo principalmente OVS. Primo perché OVS... Adesso attualmente chi ha la Vodafone e ha attivato l'Happy Black, se non sapete cosa c'è, link in descrizione, passi per la spesa della Vodafone e vi dico a cosa serve. Adesso vi dà un buono da 10 euro, anzi mi sa che il buono dell'OBS mi è arrivato col venerdì. Il buono dell'OBS mi è arrivato col venerdì, girando. Ogni venerdì la Vodafone vi dà la possibilità di avere un regalo aggiuntivo, a parte l'Happy Black di cui io ho sfruttato il buono da 15 euro su 99 per il Carrefour online. E non avendomi trovato dei prodotti, ma mi hanno dato dei prodotti aggiuntivi, mi hanno dato un altro buono da 10 euro su 49, sempre per una spesa online. Quindi adesso in questo periodo ho un sacco di buoni sconto
in giro praticamente. Vi ricordo il mio buono sconto da 10 euro sull'Esselunga. Chi non l'ha visto, andatelo a vedere, perché praticamente vi do 10 euro e l'espedizione è gratuita. Se è la prima volta che fate la spesa da Esselunga, se non è la prima volta, provate a usare il mio codice amico, magari vi va bene, vi scontano 10 euro e a me ne danno un altro da 10 euro. Grazie a chiunque lo userà. Quindi io questo buono da 10 euro su 40 euro per OVS online, e mi comprerò dei pantaloni perché mi servono, per una volta penso a me. In più, aspettate, scusatemi, chi vede i miei video lo sa che sono sempre pieni di interruzioni. Penso che questo video lo dividerò a metà, in modo che comunque non diventa troppo lungo, perché ho già visto con l'interruzione di prima che erano già 12 minuti, quindi lo dividerò a metà. Allora, aspettate, speriamo sia la volta buona che riesco a finire questa ultima parte. Scusate ancora il casino in sottofondo. Allora, vi dicevo che mi piace a me OVS, sia perché comunque, a quello che ho visto, la Vodafone riesce a darmi dei buoni sconto, quindi 10 euro su 40 online va già bene. Poi se come H&M volete liberarvi di vestiti che non usate, andate in negozio e vi danno un buono da 5 euro su una spesa da 40. Il buono lo potete usare immediatamente, come per H&M, per usare i... per comprare i vestiti che vi servono immediatamente. Quindi, poi la cosa che mi piace è che questi vestiti andranno a Save the Children, quindi per favore cercate di dare vestiti in buono stato, ed è una cosa che mi fa molto piacere. In più, se volete, c'è proprio la felpa di Save the Children da acquistare sul sito, ma penso anche in negozio, e il ricavato andrà proprio a Save the Children, che la trovo una cosa carina. Allora, il buono da 5 euro lo potete usare entro 15 giorni, quindi io vi consiglio di usarlo immediatamente, e lo potete usare comunque un buono su la spesa da 40, però qualsiasi cosa che trovate in negozio, anche le cose in offerta, non per le gift card. Ogni negozio ha la sua, ma quella di OVS mi piace particolarmente perché ogni anno, più o meno nel periodo di inizio novembre, dipende, le volte inizio novembre e le volte inizio dicembre, non so come mai, però è già la seconda o terza volta che la prendo, e voi la pagate 45 euro, ma in realtà il valore è di 60. Un po' di tempo fa la pagavate 40, ma il valore era di 50. La potete comprare per voi o la potete regalare a qualcun altro. Io non ho capito come mai non sono riuscita ad usarla online per me, perché volendo si può usare anche online. Quindi già capite che già avete risparmiato in questo caso 15 euro. In più, se andate online, trovate magari le promozioni. Fino a po' di tempo fa c'era il 50% di sconto sul secondo jeans, che mi sono lasciata scappare purtroppo. Oppure magari trovate 3 prodotti di intimo, il terzo lo trovate scontato al 15%, così per i maglioni, le felpe, ciclicamente ci sono queste cose molto carine online. In negozio è difficile che le troviate. E le promozioni non sono cumulabili però con quelle che trovate in negozio o quelle che trovate online con i buoni, quindi questo da, no, con i buoni da 10 euro che vi erogano ogni tanto, o con le gift, perché il buono da 5 euro a me l'avevano scaricato su, avevo preso delle cose in promozione, quindi se trovate buoni in giro tipo quello della Vodafone non è cumulabile con varie promozioni. Io ci provo sempre, se me lo prende bene, se non me lo prende, pazienza, troverò un altro modo. Che poi tra l'altro OVS un po' di tempo fa mi aveva dato la possibilità di avere 5 euro di sconto su, senza nessun limite di spesa, quindi praticamente avevo preso una maglia per me, guanti, sciarpa e cappello per Mario, e guanti e cappello per Rocco. Il tutto costava intorno ai 18-20 euro, io l'avrò pagato 4-5 euro. Perché come sempre, come per Chiavi, io mi dividevo la spesa, avendone 3 a disposizione, mi sembra che erano massimo per persona, io ho approfittato e ho fatto, e mi sono comprata delle cose che mi servivano a pochissimo. Quindi come vedete comunque avete ampia possibilità con
vari supermercati per risparmiare, tranne Original Marine che è un po' tirchietto. Le gift card non hanno scadenza, infatti io l'ho comprata tipo ad aprile, ancora non l'ho usata, e ho scoperto che non ha scadenza, meno male. E il compleanno vi danno il 15% di sconto su quello che comprate per 15 giorni. Poi c'è una promozione particolare con i punti, nel senso che voi accumulate punti, 1 euro ogni punto, però è particolare, vi dà delle percentuali che potete regalare o a Save the Children quando arrivate, o potete scontarle sulla spesa. Diciamo che la carta punti ha un valore un po' altino come scambio di punteggio in premio. Però, se non ricordo male, c'è anche la possibilità di avere un buono sconto per i viaggi. O era per il volo, perché adesso mi sfugge, o era per comunque un viaggio in nave. Mi sfugge, perdonatemi. Ogni tanto io, se non mi segno le cose, le faccio dopo un po', mi dimentico. Le spedizioni sono gratuite se comprate online, in questo caso sopra i 50 euro. E se lo fate arrivare al negozio, c'è questa particolarità che non pagate le spese di spedizione. Quindi voi comprate online, fate arrivare nel negozio più vicino a voi, non pagate la spedizione, partendo da un minimo, se non ricordo male, di 40 euro di spesa. E potete pagare anche in questo caso anche a rate. Quindi se fate una mega scorta col Black Friday e avete delle gift card, potete decidere di pagare a rate il restante che non usate con la gift. Bene, io penso di avervi detto tutto. Lo dividerò sicuramente a metà, quindi se l'avete visto a metà sapete perché. Quindi nella prima parte abbiamo parlato di due belle due diciamo carine Chiavi e H&M, OBS a me piace un sacco. Fatemi sapere nei commenti a voi quale negozio di abbigliamento vi piace. Se volete che vi parli di qualche negozio di abbigliamento in particolare, fatemelo sapere nei commenti, vi faccio sapere. Nel frattempo sto vedendo che ci sono diverse catene anche di negozi che si stanno attrezzando per le spedizioni a casa, si stanno attrezzando per avere delle carine carte fedeltà. Alcune addirittura regalano dei punti che potete convertire in spesa, quindi o regalano dei buoni direttamente. Li ho visti ultimamente da Conad, però Conad solamente Lombardia, non era Conad Italia. Il mio consiglio è fate sempre la carta fedeltà e in base a quella poi potete anche decidere di non farvi chiamare per le questioni di marketing, problemi non tra virgolette non ce ne sono perché alle volte vi chiamano lo stesso. Il video finisce qui perché sennò diventa stralungo. Vi mando un bacione, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi. Se non sono stata chiara in qualcosa, scrivetemelo pure sotto nei commenti. Se non avete visto il mio video della Degusta Box, andatelo a vedere perché lo trovo carinissimo le cose che sono arrivate e avete un buono sconto. Potete comprare la prima Degusta Box a 10 euro. E nel mezzo trovate della mia playlist spazi per la spesa varie promozioni con vari buoni per risparmiare. Come dico sempre, se riesco a farvi risparmiare anche un centesimo, io sono stracontenta. Vi mando un bacione, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!